Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi non vi ruberò moltissimo tempo, però volevo parlarvi di un argomento molto serio che si sta svolgendo tuttora, il Family Day. Family Day che si sta svolgendo a Roma con quasi 2 milioni di persone che ci stanno partecipando. E niente, raga, volevo parlare appunto del fatto che queste persone sono andate lì appunto tutti insieme. Andiamo al Family Day, a sto party! No, non è un party, ma è un movimento che è stato creato principalmente da politici e uomini di chiesa. Uomini di chiesa e politici che messi insieme fanno una razza schivosa. E niente, raga, volevo principalmente parlare di questo fatto perché, diciamo, le persone che hanno fatto questo movimento sono politici che vanno a prostitute, prostitute minorenni, o hanno una doppia famiglia, ovviamente illegittimo, figli illegittimi, e chi ne ha più ne metta, tipo beauty. Viviamo in uno stato un po' a cazzo e vabbè. E niente, volevo parlare appunto di questo, che tutte queste persone sono andate lì a, diciamo, a favore della famiglia classica. Famiglia classica composta principalmente, come già detto, da un uomo e una donna. Andando contro tutti i diritti degli omosessuali, per esempio. Gente che purtroppo non ha fatto niente di male, ma purtroppo si deve subire questa grandissima pagliacciata. Quindi, tralasciando ciò, niente, raga, volevo parlarvi appunto di questo. Il movimento in sé per sé è contro le coppie, dello stesso sesso che appunto vogliono adottare un bambino. Anche se sono in condizioni di poterlo fare, non possono, perché ovviamente la Chiesa o lo Stato in sé per sé sono contro. Nonostante esistano dei diritti a loro favore, ma purtroppo, come tutte le interviste che abbiamo, che almeno io ho visto, è veramente, cioè, roba penosa. Ma vabbè, tralasciando ciò, già mi sto divulgando troppo, sono quasi 2 minuti. Niente, raga, spero davvero che voi apriate gli occhi, e soprattutto spero che chi guardi il video sia anche gente molto più grande, cioè che sia adulta, perché devi capire che purtroppo al giorno d'oggi siamo tutti bravi a fare i moralisti, ma quando dobbiamo mettere in pratica un vero e proprio pensiero, non lo fa nessuno. E niente, allora io voglio essere uno di quelli che alla fine non è bravo solo a parlare, ma anche a far vedere che realmente la penso così. Quindi nel prossimo video, appunto, è una data molto vicina al giorno di San Valentino. Si farà un esperimento sociale. Ovviamente questo video lo pubblicherò prima, molto prima, cioè domani, cioè che sarà lunedì, oggi è domenica. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E quindi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!